Per la prima semifinale del torneo dei Finals Under 14 scendono in campo Urbe Tevere e Tor di Quinto, prima occasione con la sorsa dell'Urbe Tevere, palla alta. Poi ci prova ancora la formazione di mister Cicchetti, stavolta con la penna, ottima risposta però di Persotti che mette in calcio d'angolo. Prova a farsi vedere il Tor di Quinto, una deviazione sfortunata stava per compromettere la retroguardia dell'Urbe Tevere, poi sempre Urbe Tevere in avanti con Befaro, qui prova il cross, ci sono delle proteste per un possibile tocco di mano, poi il pallone resta lì, ci prova Cesari con il destro, bravo ancora Persotti a mettere in calcio d'angolo. Con la rimaggio andiamo alla ripresa, percussione di Befaro dalla corsia di sinistra, poi un batti e ribatti davanti alla porta di Persotti, si salva poi in qualche modo il Tor di Quinto. Tor di Quinto che si fa vedere in avanti qualche istante più tardi, qui con Lena. Il tentativo di tiro con la palla che sfila sul fondo, poi ancora Tor di Quinto, stavolta con Chiappini, ancora una volta palla a lato. L'Urbe Tevere ci prova allora da calcio piazzato, il colpo di testa in area di rigore tentato da Cordova, palla alta sopra la traversa, poi ancora Urbe Tevere nelle fasi finali del secondo tempo, qui la percussione da parte di Mellini, il tentativo con il destro, para a terra Persotti. Ancora Urbe Tevere in avanti nel finale, occasione per Lo Conte, tu per tu con il portiere, bravo qui, l'estremo difensore del Tor di Quinto a respingere. Non si sblocca quindi il risultato, termina in parità 0-0, i due tempi regolamentari, si va allora ai tiri dal dischetto per decidere quale sarà la prima finalista del torneo dei Finals, categoria Under 14. Urbe Tevere e Tor di Quinto sono impeccabili per tutti i primi calci di rigore. Poi inizia a salire in cattedra l'estremo difensore del Tor di Quinto, Persotti, che dopo la parata di Falconaro per l'Urbe Tevere riesce a neutralizzare addirittura due calci di rigore, decisivo l'ultimo, la parata da parte di Persotti e l'esultanza del Tor di Quinto che conquista così la finalissima battendo ai calci di rigore l'Urbe Tevere, finale dove incontrerà il Grifone Monteverde.